PPP, un provvedimento da tempo al centro di dibattiti e discussioni, un documento ritenuto un obiettivo strategico prefissato dall'amministrazione targata Pasquale Cascella e la cui mancata approvazione nel corso del Consiglio Comunale del 12 aprile scorso, per il venir meno del numero legale, ha ingenerato l'annuncio delle dimissioni irrevocabili dell'ormai ex primo cittadino di Barletta. Il documento programmatico preliminare, l'atto propedeutico al varo del piano urbanistico generale, è stato poi approvato durante il Consiglio Comunale di Barletta del 23 aprile con 19 voti favorevoli. Il DPP è un adempimento importante, si tratta infatti di un provvedimento che contiene obiettivi e criteri per la definitiva formazione del PUG e il piano urbanistico generale della città della Disfida è ormai vetusto, risale infatti al 1971. Il DPP, oggetto di discussione in Consiglio Comunale, è stato approvato, ma comunque emendato in alcuni passaggi. I consiglieri comunali Carmine D'Oronzo e Maria Campese hanno presentato nello specifico 9 emendamenti relativi al fabbisogno abitativo al 2031, agli aggiornamenti dei dati sulla base del patrimonio edilizio già realizzato, parco urbano lungo la fascia costiera, l'adeguamento del PUG al decreto ministeriale, l'esclusione di una nuova espansione, l'ampliamento del cimitero, il riconoscimento del tracciato di Via dei Muratori e di Via degli Artigiani. Questi spunti sono stati tutti approvati. Presentato dal consigliere Sciusco anche un emendamento sulla tutela delle zone archeologiche. Bocciato invece l'emendamento relativo alla delocalizzazione fuori dalla cinta urbana delle aziende ritenute potenzialmente inquinanti, con riferimento alla TIMAC e alla cementeria Buzzi Unicem. Con l'approvazione del documento programmatico preliminare, così, è stato fatto un importante e decisivo balzo in avanti verso il nuovo PUG, con l'obiettivo di ridisegnare la mappatura della città, che rispetto al 1971 è per forza di cose cambiata tanto.